Una giornata che si sta vivendo al Parco Pratone di Robecchetto, presente non poteva essere altrimenti anche la Proloco, che adesso ci racconta un po' com'è stata la giornata di ieri, come sta andando la giornata di oggi e le previsioni magari per il futuro. Vedi che il video c'è, non ci deve essere il video. La radio è tutta un'altra cosa. Però. Una giornata al Parco Pratone di Robecchetto che stiamo vivendo insieme, non poteva non essere presente la Proloco e infatti c'è. Allora, si è cominciato ieri, si sta proseguendo oggi, come vanno le cose e quali sono i progetti poi per il futuro? Ma direi che si sta andando bene, c'è una buona partecipazione di pubblico, anche di partecipanti, chi partecipa alle varie manifestazioni e nei vari gruppi delle varie associazioni. Da noi ci stiamo occupando solo di supportare, diciamo così, i partecipanti nella distribuzione del bere, ecco, che sotto che questo oggi sole è particolarmente utile. Aiuta sicuramente. E quindi noi siamo a supporto in qualche modo a questa manifestazione, che è il secondo anno a cui partecipiamo e diciamo che sta avendo sempre più successo secondo noi. Abbiamo un buon apporto di pubblico, buona partecipazione, anche da noi sono venuti, ieri sera c'è stato più di qualcuno che si è fermato da noi a cena e oggi anche noi offriamo ancora il pranzo, distribuiamo, certo. Supportiamo per il pranzo. E, ecco, diciamo, è un'occasione anche per farci conoscere come Proloco, anche se oramai noi ci siamo dal 2017, però insomma queste occasioni servono proprio anche per condividere le iniziative e far vedere cosa dobbiamo fare. Per il futuro noi cerchiamo di coinvolgere sempre di più il paese, perché il nostro scopo è quello di, come Proloco, di far crescere il paese, quindi di creare iniziative che coinvolgono il paese. Abbiamo appena fatto una iniziativa in cui abbiamo anche coinvolto la radio proprio ballando sotto le stelle, cercando di far ballare il paese, che l'abbiamo fatto, quindi anche lì c'è stata una buona partecipazione, direi. La prossima nostra iniziativa importante è la tradizionale festa della Suicia, che ci sarà a settembre giù in Padregnana, anche proprio per avere, diciamo, per valorizzare questi luoghi che secondo noi sono importanti da valorizzare. E quindi niente, cerchiamo di supportare il paese, insomma, di coinvolgere per quanto possibile il paese nelle queste iniziative. Insomma. Senti, prima parlando con Giorgio, quindi col sindaco, ma anche con l'assessore Azzolini e le varie rappresentanze, diciamo così, politiche presenti quest'oggi, scherzando abbiamo parlato di Olimpiadi del Castanese, quindi allargare la collaborazione tra paesi per fare un'eventuale festa dello sport ancora più in grande con più paesi. Secondo te sarebbe possibile fare una cosa del genere anche tra Proloco, quindi allargare, so che può essere complicato, però magari ci si unisce e fa la forza? Ma io direi, noi abbiamo parlato anche in tempi meno sospetti di questa cosa, cioè di cercare di coinvolgere anche le altre Proloco locali per cercare di unificare, uniformare e magari creare delle iniziative che possono coinvolgere le varie Proloco, quindi perché come al solito l'unione fa la forza banalmente, no? Certo. Quindi se si riesce ad avere più Proloco che coinvolte, che lavorano nella stessa direzione, che portano avanti delle iniziative che quindi coinvolgono tutto il territorio, sicuramente è importante e credo che si possano fare dei buoni lavori, assolutamente. Dopo Milano Cortina 2026 cominceremo anche con Castanese Alto Milanese una volta ogni 4 anni. Non mettiamo la data perché magari è un po' più complicato, però insomma ci sta, dai. Grazie anche alla Proloco presente qui quest'oggi. Grazie a voi, grazie.